faremo esercizio. Il primo esercizio che risolveremo è quello a pagina 5, numero 3. Allora, si considerano i seguenti piani di investimento che si escludono a vicenda. Anno. E poi abbiamo investimento 1. 2, 3 e 4. Abbiamo 1000, 2000, 1500, 300, 100, abbiamo meno 3000, 1850, abbiamo 2000, 1500, 400 e ancora meno 8000, 5000, 4250, 1500. E infine l'ultimo, meno 18.000, 6.008, poi 4.005, 5.000, 7.000. Prima domanda, si determina l'investimento più conveniente utilizzando il criterio del valore attuale netto applicato all'investimento incrementale supponendo un MAR del 10%. Allora, vediamo se ho le soluzioni, penso di sì, così, dato che i calcoli sono un po' lunghi, poi li riguardate voi con calma. Allora, innanzitutto questi sono progetti che si escludono a vicenda, quindi essendo progetti che si escludono a vicenda, i progetti di investimento coincidono con le alternative, d'accordo? Quindi si salta tutta quella fase di formulazione delle alternative e dobbiamo valutare i progetti. Iniziamo dalla prima domanda, criterio del valore attuale netto applicato all'investimento incrementale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo disporre i progetti per valore crescente dell'investimento iniziale, ma qui sono già disposti perché 1000, 3000, 8000, 18000. Quindi la disposizione è già corretta, sono già disposti per valore crescente dell'investimento iniziale. Dopodiché dobbiamo valutare se l'alternativa non investire è da porre in valutazione oppure no. Non abbiamo nessun elemento per escludere l'alternativa non investire, non escluso esplicitamente dal testo dell'esercizio. Il testo dell'esercizio in questo caso non rappresenta neanche la descrizione di un caso reale, ma sono semplici numeri e quindi dobbiamo considerare anche l'alternativa non investire. E quindi la prima cosa che facciamo, calcoliamo il valore presente dell'alternativa 1 meno non investire. Iniziamo, uguale a meno 1000 più 2000 per il coefficiente P dato F, virgola 10, virgola 1, ovviamente questo valore presente è calcolato al MAR, quindi al 10%. Vediamo se ho già il valore dei coefficienti. Sì. Questo naturalmente lo potete leggere dalle tabelle oppure vi ricordate che non è altro che 1 diviso 1,1. No, 1 diviso 1 più 0,9091. Poi abbiamo più 1500. Stiamo facendo il primo investimento, quindi la prima colonna, per il coefficiente P dato F, 10,2. Questo coefficiente è uguale a 0,8265 più 300 per il coefficiente P dato F, 10,3, che è uguale, letto dalle tabelle, a 0,7513 più 100 per il coefficiente P dato F, 10,4, che è uguale a 0,6830. Facciamo i calcoli, viene fuori 2350.
52 è maggiore di 0, questo ci dice la regola decisionale, e quindi essendo maggiore di 0, tra non investire e l'investimento 1 si sceglie l'investimento 1. Step successivo della valutazione: avendo scelto l'investimento 1, dobbiamo valutare l'investimento 2 meno 1, quindi facciamo il valore presente di 2 meno 1 sempre al 10%. Iniziamo. Meno 3000 meno meno 1000 fa meno 2000, quindi meno 2000. Poi più 1850 meno 2000 fa meno 150, quindi meno 150 per il coefficiente 0,9091, metto le virgolette perché non sto a copiarli un'altra volta tutti quanti, questi coefficienti intanto saranno sempre gli stessi, più 2000 meno 1500 fa più 500, quindi più 500 che moltiplica virgolette per indicare il coefficiente di sopra. Abbiamo perso l'allineamento? No. 1500 meno 300 fa 1200, quindi più 1200 che moltiplica virgolette per indicare il coefficiente di sopra. 400 meno 100 fa 300, più 300 che moltiplica virgolette. Facciamo i conti e viene meno 617, è minore di 0, e quindi tra l'investimento 1 e l'investimento 2 si sceglie. Chi si sceglie? 1, 2, 1. Si sceglie l'1 perché è minore di 0. Andiamo avanti quindi calcolando il valore presente di 3 meno 1, sempre il 10%. Meno 8000 meno meno 1000 fa meno 7000. Poi 5000 meno 2000 fa più 3000, quindi più 3000 moltiplicato il coefficiente di sopra. 4250 meno 1500 fa 2750, moltiplicato il coefficiente di sopra. Poi abbiamo 1000 meno 300 fa 700, moltiplicato il coefficiente di sopra. E poi abbiamo 500 meno 100 fa 400, moltiplicato il coefficiente di sopra. Viene fuori meno 1201, minore di 0, e quindi si sceglie. E quindi si calcola il valore presente di 4 meno 1, sempre al 10%. Meno 18 meno meno 1000 fa meno 17. 6,8 meno 2000 fa 4,8. 4,8 che moltiplica coefficiente, più 4,5 meno 1.500 fa 3.000, 3.000 è coefficiente, più 5.000 meno 300 fa 4,7, 4,7 è il coefficiente, più 7.000 meno 100 fa 6,9, 6,9 per il coefficiente, uguale meno 1.935. Minore di 0, e quindi chi si sceglie? L'investimento 1. Abbiamo terminato il progetto, e quindi l'investimento 1 è anche quello che scegliamo al termine della valutazione. D'accordo? Ci sono domande? Chiaro per tutti anche in fondo? Perfetto. E con questo abbiamo risposto alla prima domanda. Seconda domanda. Si supponga ora che i valori in tabella siano valori costanti espressi in termini dell'anno 0, in presenza di un tasso di inflazione F uguale 5%. Si determina l'investimento più conveniente utilizzando il criterio del valore attuale netto, applicato questa volta all'investimento totale, sia calcolando i valori correnti dei flussi di cassa considerati, sia utilizzando il tasso di interesse. Si commentino i risultati ottenuti. Bene, abbiamo adesso un esercizio con la presenza dell'inflazione.
la teoria ci insegna che quando c'è l'inflazione possiamo utilizzare o l'analisi in valuta corrente, utilizzando il tasso di interesse di mercato I, o l'analisi in valuta costante, utilizzando il tasso di interesse di I. Evidentemente non ha nessun senso utilizzare tutte e due le analisi, perché sappiamo che daranno lo stesso risultato. In questo caso l'esercizio ci chiede di utilizzarle tutte e due semplicemente per fini didattici, vedete che le conoscete tutte e due e quindi le utilizzeremo. Normalmente vedremo gli altri esercizi, invece vi chiederà semplicemente di valutare l'investimento per fini che sarete voi che sceglierete di utilizzare l'analisi in valuta corrente o quella in valuta costante. Da quale vogliamo iniziare? Seguiamo l'ordine che ci dà l'esercizio. Iniziamo da quella in valuta corrente. Allora, se queste sono valuta costante all'anno zero, per trasformare questa valuta costante in valuta corrente dobbiamo utilizzare la formula che è la seguente: valuta corrente uguale valuta costante per 1 più f elevato alla t, dove t è il generico anno, presupponendo però che l'anno base coincida con l'anno zero. E in questo caso così è, perché ce lo dice il testo dell'esercizio, non ci sono dubbi. Questi sono importi espressi in valuta costante in termini dell'anno zero. Quindi l'anno base coincide con l'anno zero. È un dato del problema, ce lo dice il testo, e quindi possiamo applicare questa formula. Il che significa che dobbiamo moltiplicare tutta la prima riga per 1 più f elevato alla 0, cioè per 1. Tutta la seconda riga va moltiplicata per 1 più f alla prima, cioè per 1,05. Tutta la terza riga va moltiplicata per 1 più f al quadrato, cioè per 1,05 al quadrato. Tutta la terza riga va moltiplicata per 1,05 alla terza. Tutta la quarta riga va moltiplicata per 1,05 alla quarta. Facciamo queste operazioni e otteniamo la tabella che riporto qui. Quindi, di nuovo 0, 1, 2, 3, 4. La prima riga è uguale evidentemente, meno 1000, meno 3000, meno 8000, meno 18000. Moltiplichiamo la seconda riga per 1,05 e otteniamo 2100, 1942,5, 5250, 7140. Moltiplichiamo la terza riga per 1,05 al quadrato e otteniamo 1654,5, 2206, 4688, 4964, 4964. Moltiplichiamo la terza riga per 1,05 alla terza e otteniamo 347,4, 1737, 1158, 5790. E infine l'ultima riga moltiplicata per 1,05 alla quarta, 121,7, 486,4, 608, 8512. Dopodiché applichiamo il criterio del valore presente o valore attuale netto, abbiamo detto che sono sinonimi, giusto perché qui chiede il criterio del valore attuale netto, applicato però sull'investimento totale. Benissimo, tenete conto che c'è l'inflazione, quindi non è detto che il risultato sia uguale al precedente, perché è cambiato i dati di partenza, prima erano senza inflazione, adesso con l'inflazione. E quindi cominciamo a calcolare il valore presente dell'investimento 1, a che tasso di interesse? Al 10%, siamo in valuta corrente, quindi al tasso di interesse reale, e viene fuori uguale a meno 1000 più 2100, che
che moltiplica sempre il solito coefficiente più 1654,5 sempre per il solito coefficiente più 347,4 per il solito coefficiente più 121,7 per il solito coefficiente uguale. Uguale 2621. Benissimo, calcoliamo il valore presente dell'investimento 2 al 10%. Non copio tutti i coefficienti, poi li copiate voi, vi divertite a fare i calcoli. Alla fine vi do direttamente il risultato, viene fuori uguale a 2226. Calcoliamo il valore presente dell'investimento 3 al 10%, quindi terza colonna, viene uguale a 1932. E infine calcoliamo il valore presente dell'investimento 4 sempre al 10%, e viene fuori uguale a 2757. Chi si sceglie? Investimento 4. Commentiamo il risultato ottenuto, visto che ce lo chiede l'esercizio. In questo caso, tenendo conto dei valori dell'inflazione dati dal problema, la scelta in presenza di inflazione è diversa dalla scelta in assenza di inflazione. Questo è il commento che vuole, no? In assenza di inflazione si sceglieva l'investimento 1, adesso l'investimento 4. Evidentemente dipende dall'inflazione, che è abbastanza alta. Mentre invece completiamo l'esercizio rifacendo lo stesso calcolo in valuta costante. Attenzione, questa volta già sappiamo il risultato, perché in valuta costante o in valuta corrente il risultato deve essere lo stesso. Quindi dobbiamo rifare il calcolo, ma dobbiamo trovare lo stesso risultato. Che significa? Ritornare in questa tabella, ricalcolare i valori presenti, però applicando il tasso di inflazione deflazionato, cioè il tasso di primo uguale I meno F diviso 1 più F. Quindi uguale I 0,10 meno F 0,05 diviso 1 più 0,05. Questo viene fuori uguale 0,0476. Dopodiché dobbiamo calcolare i valori presenti, però applicando quel tasso di interesse, quindi ritornando alla prima riga che abbiamo scritto, il primo valore presente dell'investimento 1 deve essere calcolato al 4,76%, il che significa che i coefficienti sono questi, entrate e uscite, quelli che cambiano sono i coefficienti delle tabelle. Evidentemente in questo caso io non calcolerei il coefficiente leggendolo dalle tabelle, perché dovremmo fare un'interpolazione tra il 4 e il 5%, ma semplicemente qui moltiplicherebbe 1 diviso 1,0476, non più i, qui moltiplicherei per 1 diviso 1,0476 al quadrato, qui moltiplicherei per 1 diviso 1,0476 alla terza,
e qui evidentemente per uno diviso 1,0476 alla quarta. Si fanno i conti, quanto viene? No, niente calcolatrice. Si fanno i conti e quanto viene? Era provocatoria la mia domanda, anzi era retorica più che provocatoria. Quanto deve venire? 2621, perché stiamo calcolando il valore presente e quindi il valore nell'anno 0. L'anno 0 l'abbiamo considerato come coincidente con l'anno base. Nell'anno base la valuta corrente, la teoria ci insegna che deve essere uguale alla valuta costante e quindi deve venire 2621. Stessa cosa per tutti gli altri valori presenti. Il secondo deve venire 2226, calcolato con quella formula naturalmente per la seconda colonna. Il terzo 1932, il quarto 2757, il che significa che si sceglierà poi l'investimento 4 e l'esercizio è terminato. Ne approfitto per dire una cosa: nell'esonero, nel compito scritto, è evidente che voi potete tranquillamente abbreviare, risparmiare un po' di tempo, perché conoscete la teoria e mi scrivete l'analisi in valuta costante, magari mi scrivete la formula del primo valore presente, e poi è lecito scrivere il valore presente 2 direttamente uguale a 2226 e così via dicendo. Ovviamente è una cosa che io consiglio di fare solamente se veramente avete poco tempo, perché qual è il rischio? E se voi avete sbagliato questo calcolo e magari qui vi è venuto 2300 invece 2757, poi avreste concluso che l'investimento preferito sarebbe stato il primo. Se mi riscrivete esattamente gli stessi numeri, sbagliereste due volte. D'accordo? Quindi attenzione, vedete che sono molti casi in cui c'è la possibilità di fare delle verifiche, quindi il mio consiglio è attenzione a saltare i passaggi, a saltare i calcoli. Facciamo così, ma solamente se siamo veramente sicuri dei risultati ottenuti e magari se il tempo è poco. Così come se invece fate i calcoli, cosa che ho già detto, e vi vengono due risultati diversi, al di là delle approssimazioni che vi ricordo devono essere sull'ultima cifra decimale, cioè se qui invece di 2621 vi viene 2622 o 2620, evidentemente c'è un errore nell'approssimazione, va pure bene. Però se qui viene 2632 state facendo già un errore da qualche parte. Allora dicevo, se qui non trovate lo stesso numero e non avete il tempo di tornare indietro, di rifare i calcoli, come vi ho già detto, segnalatevi la cosa. Cioè scrivete in maniera esplicita, i due risultati dovrebbero venire uguali, però probabilmente per errore di calcolo vengono diversi e non ho il tempo, proprio in maniera evidente, non ho il tempo di individuare l'errore di calcolo fatto. E così, come dire, verrete penalizzati per un errore di calcolo e non per un errore concettuale. D'accordo? Chiaro per tutti? Speriamo. Allora, andiamo avanti. Domande su questo esercizio? Procediamo. Anzi, evidentemente andrò un po' più veloce con i calcoli oggi, non è il tempo di rifarli qui, poi vi rivedete voi degli esercizi, perché preferisco fare magari un esercizio in più. Allora, risolviamo un esercizio di natura completamente diversa, pagina 9, numero 4. Si considerano i seguenti piani di investimento che si escludono a vicenda: T0, 1, 2,
abbiamo l'investimento A, B e C, meno 1000, 600, 600, poi abbiamo meno 1000, 550, 700 e poi abbiamo meno 1000, 0, 1300. Supponendo un margine di 10%, no, non era questo l'esercizio che dovevo fare, chiedo scusa, per pazienza, sul testo, se lo facciamo magari dopo, ma era l'esercizio questo qui. La tabella è uguale, cambio i numeri, meno 1000, 2110 e poi abbiamo meno 1113, la seconda colonna è meno 1600, 472,5, la terza colonna invece è meno 1000, 1200 e poi meno 148,4, il male è il 7%. Prime due domande. La domanda A, determiniamo i tassi di rendimento interno dell'investimento considerati. La domanda B, investimento più conveniente applicando il criterio del TIR sul valore totale. Allora, considerazioni preliminari. Per applicare il criterio del valore del TIR, il criterio del TIR sul valore totale o sul valore incrementale, dobbiamo essere sicuri che gli investimenti posti a valutazione ammettano un unico TIR. Vediamo. Il secondo investimento sicuramente ammette un unico TIR. Primo test, primo importo negativo, un unico cambiamento di segno, negativo, positivo, positivo, somma algebrica degli importi maggiori di 0. Questo sicuramente ammette un unico TIR. Vediamo gli altri due. Primo test non è rispettato. Negativo, positivo, negativo, due cambiamenti di segno. Vediamo con il secondo test. Primo importo negativo, dovremmo individuare il TIR, un TIR, ed essere sicuri che per quel TIR la parte non recuperata dell'investimento risulti negativa ovunque e che si annulli solo nell'ultimo importo, nell'ultimo istante di tempo. Qui è evidente che non è così. Vedete come è fatto questo investimento. Anche avendo individuato un TIR, io qui recupero l'investimento e qui poi dopo mi devo portare ad annullare il recupero fatto. Quindi è evidente che per recuperare tutto l'investimento qui, visto che qui c'è un importo positivo ed essendoci l'ultimo importo negativo, qui avrò una parte non recuperata dell'investimento positiva, cioè recupero di più dell'investimento, quindi supero l'investimento dato, e poi poiché c'è un importo negativo perdo parte dei soldi che ho recuperato e ritorno a una parte non recuperata dell'investimento nulla. Quindi non c'è alcun dubbio, questo non recupera, non rispetta neanche il secondo test. Stessa cosa dicasi per questi investimenti, non rispetta il primo test, due cambiamenti di segno, non rispetta il secondo test, quello che dicevamo prima. Quindi l'unico modo è quello di calcolare tutte le radici del polinomio, calcolare tutti i TIR. Regola di Laplace, qui c'è un unico cambiamento di segno e quindi il numero di radici reali positive è 1. D'accordo? Quindi dobbiamo cercare quella radice reale positiva. Non è la stessa cosa qui. Sono due cambiamenti di segno, quindi il numero di radici reali positive o è 2, o se è minore lo è di numero pari di volte, oppure è 0. D'accordo? Quindi in questo caso ci saranno due radici reali positive o nessuna. Quindi dobbiamo cercare le due radici reali positive e vedere se per caso non stiamo nella condizione che queste due radici sono coincidenti. E quindi recuperiamo quel investimento e lo portiamo a valutazione con il criterio del TIR. Se invece sono divergenti, scarteremo quegli investimenti. D'accordo? Quindi concludendo, unico TIR, siamo certi, non lo sappiamo, dobbiamo verificare, non lo sappiamo, dobbiamo verificare. Iniziamo proprio dal primo investimento, calcoliamo i due TIR, le due radici. Dobbiamo risolvere l'equazione 0 uguale il valore presente al tasso di interesse incognito dell'investimento A, e quindi uguale a meno 1000 più
2110 diviso 1 più i più meno 1113 diviso 1 più i al quadrato. Chiaro che in questo caso sono solo due anni, quindi ci conviene direttamente calcolare le radici. Se fossero più anni dovremmo aiutarci con le tabelle, evidentemente, per cercare di calcolare tutti i tempi, se non riusciamo a risolvere le equazioni. Questa è un'equazione di secondo grado, quindi non c'è bisogno di complicarci la vita. Facciamo la sostituzione. X uguale 1 diviso 1 più i, il che significa i uguale 1 diviso x meno 1, questo ce lo ricordiamo perché ci servirà, e questa equazione diventa meno 1000 più 2110 per x meno 1113 per x al quadrato uguale a 0. La risolviamo, vediamo i risultati, se li abbiamo, sembrerebbe di sì. E qui abbiamo che le due radici sono x uguale 0,9433 ed uguale a 0,9523, quindi due radici reali positive distinte dell'equazione, da cui, a cui corrispondono due tir facendo la conversione riportata lì, i uguale alla prima radice corrisponde il 6%, 0,06, alla seconda radice corrisponde il 5%, precisi 0,05. D'accordo? Quindi alla prima domanda risponderemo dicendo che ci sono due tir, perché la prima domanda chiede di calcolare il tir, la seconda di valutare l'investimento preferito con il criterio del tir. Alla prima domanda risponderemo che per l'investimento A ci sono due tir, il 5 e il 6%. Alla seconda domanda ci ricorderemo di eliminare questo investimento dalla valutazione. Nulla potremo dire sull'investimento A. Investimento B, 0 uguale dp al tasso di interesse I, cioè uguale meno 1000 più 600 diviso 1 più i più 472,5 diviso 1 più i al quadrato, che con la solita sostituzione diventa meno 1000 più 600 per x più 472,5 per x al quadrato. D'accordo? Risolviamo la equazione di secondo grado e otteniamo x uguale 0,9523 e poi uguale a meno 2,222. La radice negativa non ci interessa, corrisponde a un tasso di interesse non ammissibile, mentre invece ci interessa la radice positiva che ci dà un tir i uguale 0,05. Quindi abbiamo che il tir di A sono due tir, 5% e 6%, il tir di B ammissibile 1 e 5%. Investimento C, 0 uguale BP di C al tasso di interesse I, quindi uguale a meno 1000 più 1200 diviso 1 più I meno 148,4 diviso 1 più i al quadrato, che è uguale a meno 1000 più 1200 x meno 148,4 x al quadrato, che porta a x uguale 0,9433 e l'altra radice anch'essa positiva è, dove l'abbiamo segnata, 7,14. Quindi è vero che sono due radici positive e quindi portano a due tir ammissibili,
nel campo di variazione del tiro, però che vi ricordo essere meno 1 infinito. Se andiamo a fare la conversione, questo corrisponde a un i uguale a 0,06, ma questo corrisponde a un i negativo uguale a meno, se ho fatto bene i calcoli, l'86 e il 96%. Fatemi vedere perché sono piccolissimi. Ormai l'età incombe. Ed è meno l'86%, d'accordo? Quindi la risposta è 2 tir, meno 86 proprio per cento, sì, no, meno 0,86, tir di C, abbiamo 2 tir, il 6% è meno 86%, che significa però che poiché per questo tipo di problema noi non siamo interessati ai tir negativi, ma ci interessano solo i tir positivi, mentre l'investimento A lo dobbiamo escludere dalla valutazione, possiamo confrontare tra loro l'investimento B e l'investimento C. E chi scegliamo? Tra B e C? Cosa ci dice il criterio del TIR? Scegliere l'investimento con il TIR più alto o basso? Alto, ve lo dico io. E quindi cosa scegliamo? C. No. Perché non scegliamo C? Ricordiamoci cosa ci dice il criterio. Scegliamo l'investimento con il TIR più elevato, sempre che il TIR più elevato è anche maggiore del MAR. Se il TIR più elevato non è maggiore del MAR, se è possibile considerare l'alternativa non investibile, la scegliamo. Qui non c'è nessun elemento per non considerare possibile l'alternativa non investire, che quindi va considerata come alternativa posta in valutazione, e quindi in questo caso dobbiamo scegliere non investire. La risposta è, alla seconda domanda, non investire, perché il TIR più elevato è però minore del MAR. D'accordo? Quindi attenzione, abbiamo detto più volte, non dimentichiamo l'alternativa non investire. Si può scattare solo, vedremo magari qualche esercizio, penso la prossima volta, quando dalla descrizione del testo risulta evidente che dobbiamo per forza scegliere uno degli investimenti. Stessa cosa, è il caso reale. Domande? Allora, rispondiamo alla seconda domanda dell'esercizio, anzi alla terza. Si supponga ora che i valori in tabella siano valori costanti all'anno 0 in presenza di un tasso di inflazione F uguale 1%. Applicando l'analisi a valuta corrente, si risponda nuovamente ai quesiti di cui al punto A e al punto B. Allora, cancelliamo questo. Valuta corrente significa, se questa è una tabella in valuta costante, l'abbiamo visto prima, moltiplichiamo la prima riga per 1, la seconda riga per 1 più F, inflazione è l'1%, quindi moltiplichiamo per 1,01, la terza riga la moltiplichiamo per 1,01 al quadrato, ma al 7% F uguale 1%. Rifacciamo la tabella, 0, 1, 2, prima riga uguale, meno 1000, meno 1000, meno 1000, moltiplichiamo la prima riga per 1,01, i risultati sono 2131, 606, 1212, seconda riga per 1 e 1 al quadrato, risultati meno 1135, 482, meno 151,4. Dopodiché calcoliamo i TIR, vale tutto quello che dicevamo prima sui criteri, non cambia niente. Secondo investimento a mettere unico TIR, il primo non lo sappiamo. E quindi calcoliamoci prima, primo investimento, quello A, qui dobbiamo sostituire al posto di 2131, qui 1135, stessa cosa qui. 2.135
1131, 1135, la sostituzione è sempre la stessa, le due radici invece cambiano e diventano x uguale 0,92 38 e 0,95 38, a cui corrispondono due tassi di interesse che sono l'8,25% e I uguale il 4,84%. Non sono proprio convintissimo di questi due tassi di interesse, per la verità, che sono troppo diversi da quelli di prima, per la verità, se devo dirla tutta. Vabbè, vi guardate, cambia poco, cioè mi aspetto dei tassi di interesse di poco superiori a quelli di prima, quindi di poco superiori al 5-6%. Quindi rifatevi questo calcolo. Sicuramente però vengono due tassi di interesse diversi, positivi ma diversi, d'accordo? Poi rifatemelo con calma, però ad occhio, secondo me qui c'è qualche problema nelle radici che sono state calcolate. Sicuramente però scarteremo dalla valutazione, se qualcuno ha al volo una calcolatrice che permette di calcolare le due radici, mi fa la cortesia mentre vado avanti, perché vuoi calcolarla con la formula, ci vuole un minimo di tempo. Nessuno c'è una calcolatrice che dà direttamente le radici delle equazioni di secondo grado? Prego? Si la usa nel telefono. C'è, se basta che non squilla. Permesso. Accordato. Verifichiamo se si trovano questi numeri. Sono corretti perché 11. Ho capito qual è l'errore. No, vabbè, mi è chiaro qual è l'errore. L'errore è qui. No, questo è al quadrato, si trova perché è 21. Questo numero è corretto. Questo è corretto. No, i numeri sono corretti. Bisogna vedere se le equazioni di secondo grado. No, la da due radicali, quindi... Troppo complicato, perché che numeri vengono? 2131 diviso 2270. No, troppo complicato. A mente diventa un po' complicato calcolarli. Vabbè, nessuno riesce a fare il calcolo in automatico. Fa niente. Ah, ecco qua. 0,92376. 92376, va bene. E 0,95378. E va bene pure questa. Allora facciamo solo la conversione, prendiamo questo numero, facciamo 1 su x meno 1, questo numero, 1 su x meno 1, questo è più facile. Allora sono corrette, va bene, come non metto. Queste radici sono corrette, quindi vengono due radici, l'8,25% e il 4,84%, d'accordo? Andiamo avanti. Secondo investimento, meno 1000, qui ci dobbiamo mettere 606, qui ci dobbiamo mettere 482. Le due radici vengono x uguale, una viene negativa, meno 2,20 non ci interessa, l'altra invece viene 0,9429. Che dà un i uguale al 6,05%, quindi 0,0605, 6,05%.
questa qui uguale 6,05%. Terzo investimento, 1212 meno 151,4. Due radici positive che sono 0,9341 e 7,0712. Che porta 0,0705 e meno 85%. Questa non ci interessa, recuperiamo questo investimento che dà I uguale 7,05%. Quindi il primo lo scartiamo dalla valutazione, due tir distinti. Confrontiamo tra di loro questo investimento e questo investimento e questa volta si sceglie l'investimento C, perché questa volta il tir più elevato è anche maggiore del male che abbiamo cancellato, ma che vi ricordo essere al 7%. Quindi in questo caso la risposta è si sceglie l'investimento C, unico tir e anche maggiore del MAR. D'accordo? Domande? Bene, qualche domanda? Nessuna? Chiaro la procedura? E passiamo a quello che stavo per risolvere prima, pagina 15, numero 4. Quindi tutto questo va via. Due investimenti che si escludono a vicenda, tre investimenti che si escludono a vicenda. MAR 10%, la tabella è questa, sempre meno 1000, ma 600 600, qui abbiamo 550 700, e qui abbiamo 0,1300. Prima domanda, la tabella, allora, prima domanda, calcolare i tassi di rendimento, i TIR, dei tre investimenti considerati. Beh, qui è molto più semplice di prima, tutti e tre investimenti rispondono al primo test, un unico cambiamento di segno, primo negativo, somma algebrica maggiore di 0, quindi siamo sicuri che se troviamo un tir, quel tir è unico, d'accordo? Possiamo trovarlo con le tabelle oppure risolviamo l'equazione di secondo grado come abbiamo fatto prima, come vi pare, vi do i risultati, poi anche questo ve lo fate per esercizio perché non cambia niente rispetto a prima. Il tir di A viene il 13,1%, il tir di B viene il 15,6%, il tir di C viene uguale invece al 14%. Ci serviranno dopo, chiaramente, non ripeto lo stesso calcolo fatto prima. Andiamo avanti. L'investimento più conveniente applicando il criterio del tir sul valore totale. Vabbè, qua rispondiamo subito. Qual è l'investimento preferito? B, no? Quello con il più elevato che è anche maggiore del MAR. Terza domanda.
investimento più conveniente applicando il criterio del valore attuale netto sull'investimento totale. Anche qui abbastanza semplice, però vi scriviamo le formule perché ci serviranno. Valore presente di A al MAR, quindi al 10%, è uguale a meno 1000 più 600 diviso 1,1 più 600 diviso 1,1 al quadrato. E fa 42,32. Vediamo l'investimento B al 10%, uguale meno 1000 più 550 diviso 1,1 più 700 diviso 1,1 al quadrato e fa 78,51. E infine BBC uguale meno 1000 più 1300 diviso 1,1 alla terza e fa 74,38. Chi si preferisce? B. No, evidentemente si preferisce B. Quello che ha il valore presente più elevato, che è anche maggiore di 0. Va bene, fin qui nulla di nuovo. Vediamo invece la domanda un po' più difficile, in virtù della quale ho scelto di farvi questo esercizio, che è un po' non proprio immediato. Si supponga che i valori in tabella siano valori costanti all'anno zero, questa volta però in presenza di un tasso di inflazione F generico. Applicando il criterio del valore attuale netto sull'investimento totale, determinare l'investimento più conveniente al variare del tasso di inflazione e il suo campo di esistenza. Meno 1, infinito. Vogliamo sapere, questo è questa volta valori incostanti all'anno zero, vogliamo sapere come cambia la scelta, o meglio, quale investimento si sceglie al variare del parametro tasso di inflazione. Cioè, per quale intervallo del tasso di inflazione si sceglie A, per quale valore del tasso di inflazione si sceglie B, per quale valore del tasso di inflazione si sceglie C. D'accordo? Chiara la domanda? Quindi dobbiamo determinare per quale valore del tasso di inflazione ci dice di applicare il criterio del valore attuale netto. Il valore attuale netto più elevato è quello di A, calcolato da questa formula, naturalmente al variare del tasso di inflazione, sia chiaro, per quale il valore più elevato è B, per quale il valore più elevato è C. Possiamo risolvere questo esercizio applicando l'analisi in valuta costante o l'analisi in valuta corrente. Vi darà lo stesso risultato. Dobbiamo sceglierlo, ovviamente scegliamo in base alla semplicità dei calcoli. Se applichiamo l'analisi in valuta costante, questi rimangono i coefficienti, facciamo tutta l'analisi non usando come parametro l'inflazione F, ma usando come parametro il tasso di interesse deflazionato in I. E poi però possiamo passare da I ad F utilizzando la formula I' uguale I meno F diviso 1 più F. E questa è una strada. L'altra strada invece è utilizzare da subito come parametro F, però dobbiamo convertire questa tabella, quindi dobbiamo moltiplicare questa riga per 1, questa riga per 1 più f e questa riga per 1 più f al quadrato. Io sconsiglierei il secondo metodo, che è quello che non ho usato, perché se così facciamo ci troviamo il parametro f al secondo grado. E quindi poi ci troveremo a dover invertire un'equazione di secondo grado che non è proprio banale, perché dobbiamo risolvere le equazioni in forma parametrica. Quindi è più semplice, o quantomeno io ho trovato più semplice, utilizzare l'analisi in valuta costante. Facciamo, qua dobbiamo cambiare ovviamente le formule e qui ci mettiamo I primo e qui ci mettiamo 1 più I primo al quadrato, 1 più I primo queste sono le tre formule. Dobbiamo risolvere una serie di disequazioni, vedere per quali valori di primo nel campo di variazione di primo
che vi ricordo essere un tasso di interesse meno 1 infinito. Per quali valori di primo? Questo è maggiore di questo ed è maggiore di questo. Per quali valori di primo? Questo è maggiore di questo e di questo. E via dicendo. Il modo più semplice di risolverlo è risolvere le disequazioni a coppie di 2, perché sennò rischiamo di impazzire, c'è un po' più di occhio. Quindi incominciamo a risolvere la disequazione tra A e B, cioè vediamo per quale valore di primo risulta il valore presente di A maggiore del valore presente di B. E quindi sapremo per quali valori di primo si preferisce A a B e per quali valori si preferisce B ad A. O il che è lo stesso per quale valore risulta valore presente di A meno valore presente di B maggiore di 0. Facciamolo, queste sono le due equazioni. Quando facciamo A meno B meno 1000 e meno 1000 spariscono, cosa rimane? Rimane 600 meno 550, quindi 50 diviso 1 più i primo. Poi abbiamo detto che stiamo facendo A meno B, quindi meno 100 diviso 1 più i primo al quadrato uguale a 0. Il che significa 1 più i primo. Dunque vediamo un po', significa che i primo passa di là, il 100 passa di là, significa 1 più i primo maggiore, non di 0, maggiore di 0, 1 più i primo maggiore di 2, e quindi questa, se non vado errato, diventa i primo maggiore di 1. D'accordo? Quindi, per i primo maggiore di 1, cioè il 100%, si preferisce AB. Segniamolo qui. Investimento A è preferito, lo scrivo in questo modo, maggiore per dire che è preferito rispetto all'investimento B, per ogni primo maggiore di 1, cioè del 100%. Evidentemente farà l'opposto se i primi e meno. Andiamo avanti. VP di A minore di VP di B. VP di C, dico scusa. Scriviamo la disequazione, stiamo confrontando A e C. Scriviamola quindi come, perché minore mi devo complicare la vita, visto che sto risolvendo con maggiore. E quindi risolviamo la disequazione VP di A meno valore presente di C maggiore di 0. Allora, A meno C, quindi abbiamo 600, 1 più il primo, e poi quello meno quello fa meno 700, 1 più il primo al quadrato maggiore di 0, da cui diventa 1 più il primo maggiore di 7 sesti, e quindi diventa il primo maggiore di un sesto, e quindi il primo maggiore di un sesto è 0,166 periodico, quindi è 16,7%, se preferite 0,167. Questo è un sesto? Sì, 6 per 6 per 6, 6 per 6. E quindi viene che A è maggiore preferito rispetto all'investimento C per ogni primo maggiore del 16,7%. E infine facciamo il confronto, lo scriviamo qui, tra B e C, valore presente di B maggiore del valore presente di C, cioè il valore presente di B meno il valore presente di C è maggiore di 0. Scriviamo la disequazione, stiamo facendo B meno C, quindi meno 1000 e meno 1000 vanno via, rimane 550 diviso 1 più i primo, 1300 meno 600 diviso 1 più i primo al quadrato maggiore di 0. E questo fa 1 più i primo maggiore di 60 55esimi, che sono 12 undicesimi, ci leviamo 1 e viene un undicesimo, e quindi viene il primo maggiore di un undicesimo, cioè maggiore di un undicesimo dovrebbe essere 0,0909 periodico.
quindi per il 9,09%. E quindi viene che B è preferito rispetto a C per ogni primo maggiore del 9,09%. D'accordo? Domande? Chiaro per tutti più o meno? Sta seguendo anche in fondo? Bene. Adesso cerchiamo di mettere insieme tutti questi risultati. La cosa migliore per metterli insieme, a mio modo di vedere, è disegnare tutta questa roba, tutto sommato non ci interessa, ci serve una sola confusione, abbiamo tutto quello che ci serve. Allora, disegniamo un bell'asse delle ascisse, il tasso di interesse di primo, ci può aiutare uno schemino fatto in questo modo, e prendiamo i punti di riferimento che sono qui, 100%. Poi abbiamo il 16,7, non lo disegno in scala, non ci serve evidentemente, è inutile mettere tutti per cento, e poi abbiamo il 9,09. Allora, facciamo un po' di rette. Allora, che succede dopo il 100%? Per il primo maggiore del 100% si preferisce AB. Mettiamolo in questo modo, A superiore rispetto a B. Solo una rappresentazione grafica, che mi aiuta a cercare di mettere insieme i risultati di quelle due disequazioni. Poi voi potete usare quello che volete come rappresentazione grafica, oppure, se siete avete particolare occhio, non c'è neanche bisogno della rappresentazione grafica. Al di sotto è il contrario, quindi in questo intervallo sarà B superiore rispetto ad A, B superiore rispetto ad A, B superiore rispetto ad A. Prendiamo la seconda disequazione. A è superiore rispetto a C per il primo maggiore del 16,7%. Quindi qui sotto dobbiamo, qui dobbiamo mettere C sotto A e qui dobbiamo mettere C sotto A, mentre invece qui dobbiamo fare il contrario. C sopra A, C sopra A. E infine 9,09% al di sopra è B maggiore di C e al di sotto è il contrario. Vediamo se ci troviamo. B superiore rispetto a C, B superiore rispetto a C, qui non ci troviamo, dobbiamo invertirlo. Non è un errore, l'abbiamo fatto a caso la prima volta. E qui dovremo invertire anche questo perché qui si inverte la relazione tra A e C. Ecco. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. A e C, mettiamo qua. Ci dice che in questo intervallo si preferisce l'investimento A, in questo intervallo si preferisce l'investimento B, in questo intervallo si preferisce l'investimento B e qui si preferisce l'investimento C. Stiamo facendo un errore però, anzi stiamo trascurando una cosa. Che cosa? Sì, esattamente, il MAR, e il MAR, diciamolo meglio, cos'è che stiamo trascurando? Stiamo confrontando tra loro gli investimenti A, B e C e ci stiamo dimenticando ancora una volta di quale alternativa? Non investire. Possiamo escluderla? No, dobbiamo considerarla. Che ci dice il criterio per considerare l'alternativa non investire? Si sceglie l'investimento con il maggiore valore presente, sempre che questo maggiore valore presente sia anche maggiore di 0. Se è minore di 0, il maggiore valore presente si sceglie non investire. Quindi per sapere se dobbiamo scegliere C, B, B, A, oppure se dobbiamo scegliere non investire, dovremo sapere se questo valore presente è maggiore di 0 oppure no, se questo è il valore maggiore presente maggiore di 0 oppure no, la stessa cosa per questo e per questo. Cosa ci può aiutare? Perché secondo voi l'esercizio ci ha aiutato e ci ha messo sulla strada giusta per non farci impazzire e ci ha fatto calcolare i tir? Ci può aiutare a ricordarci come varia il valore presente rispetto al tasso di interesse. Vi ricordo che l'andamento del valore presente rispetto al tasso di interesse, in questo caso rispetto ai primo, è questo qui, per investimenti fatti in questo modo, uscita
e poi entrate con un unico cambiamento di segno. E questo punto è proprio il tir. Quindi come facciamo a sapere se un valore presente è maggiore o minore di 0? Dobbiamo vedere se il tasso di interesse è maggiore o minore del tir. Se è maggiore, siamo a destra, il valore presente sarà minore. Se è minore, siamo a sinistra, il valore presente sarà maggiore. Abbiamo calcolato i valori presenti, tenete conto che qui è rilevante calcolarli in valuta corrente o costante, no? Perché i valori presenti, sì, questa era la tabella pure prima, quindi si calcolano ponendo uguale a zero il valore presente di questa colonna, quindi questo numero vale sia in I che in I'. Se in valuta corrente quello è I, se in valuta costante è I'. Quindi abbiamo già i tre valori presenti, mettiamoli in questo schema. Abbiamo il tir di A, 13,1%, quindi qua, 13,1 tir di A. Poi abbiamo il tir di C, 14%, tir di A, tir di B, e poi abbiamo il 15,6, cioè il tir di C. No, il tir di C, chiedo scusa, è il 14%, e poi abbiamo il tir di B che è il 15,6. Lo scrivo qua, tir di B. Ragioniamo. Vediamo questo intervallo qua. Siamo al di sopra o al di sotto del tir di A? Cercate qualche barlume di vitalità. Mi rendo conto che il venerdì alle 15:10, però ce la potete fare. Non è una domanda tra bocchetto, questo è lo schema. In questo intervallo, e questo è primo, siamo a destra o a sinistra del tir di A? A destra. Quindi essendo a destra del tir di A, guardate quello schema, significa che il valore presente di A è maggiore o minore di 0? Minore di 0. Quindi significa che qui dobbiamo scegliere non investire. Ed è esattamente così. Qui dobbiamo scegliere non investire. Guardiamo per quest'altro intervallo, tra il 16,7 e il 100. Chi vince? B. Ma il tir più elevato, che è il tir di B, è maggiore o minore di 0? Vediamo, ci troviamo a destra o a sinistra? Il valore presente di B, che è il maggiore, è maggiore o minore di 0? Dobbiamo vedere se ci troviamo a destra o a sinistra del tir di B. Come ci troviamo? A destra. E quindi il valore presente di B è minore di 0. Cosa dobbiamo scegliere? Non investire. Lasciamo un attimo da parte questo intervallo e vediamo questo. Chi è che aveva il valore presente più elevato? C. Questo valore presente più elevato è maggiore o minore di 0? Ci troviamo a destra o a sinistra del tir di C? A sinistra. E quindi guardate lo schema, valore presente di C maggiore di 0, qui si sceglie C. Qui dobbiamo un po' ragionare, perché per capire se ci troviamo a destra o a sinistra del tir di B dobbiamo tirare un'altra bella linea che è proprio il tir di B. D'accordo? Da questa parte, cioè per tasse di interesse minori del 15,6, ci troviamo a destra o sinistra del tir di B? Evidentemente a sinistra. E quindi maggiore il valore presente di 0 e quindi qui si sceglie B. D'accordo? Qua invece è l'opposto. Ci troviamo a destra del tir di B e quindi valore presente negativo si sceglie non investire anche qui. Riassumendo, si sceglie non investire per ogni primo maggiore del 15,6%. Si sceglie l'alternativa B per ogni primo appartenente all'intervallo 9,09% 15,6%. E si sceglie l'alternativa C per ogni primo
minore del 9,09%. D'accordo? Abbiamo finito 5 minuti, ci fermiamo per la pausa, anche di meno. Non ho messo gli uguali perché a rigore, se volessimo essere precisi, per il primo uguale 15,6% si sceglie indifferentemente l'alternativa B o l'alternativa non investire. Per il primo uguale il 9,09% si sceglie indifferentemente l'alternativa C o l'alternativa B. Per concludere l'esercizio dobbiamo solamente fare questa trasformazione tra I primo ed F. Quindi invertiamo questa formula e viene fuori. Vediamo un po'. A memoria non la ricordo, facciamo il passaggio. I primo più F I primo uguale I meno F. Cioè viene F uguale I meno I primo diviso, questo passa di qua, 1 più I primo. D'accordo? Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare I due punti significativi che sono 9,09 e 15,6. Quindi quando I primo, lo scriviamo qui, è uguale a 9,09 F è uguale, vediamo se ho il risultato, andiamolo a leggere, F è uguale 0,00834, lo 0,834%. Quando invece I primo uguale 0,156, il 15,6%, viene F uguale 0,0484%, quindi meno 4,84%. E quindi scriviamo I nuovi intervalli. Attenzione a una cosa, si può sbagliare, si cambia anche il verso delle disequazioni, perché I primo ed F hanno il segno meno, questo non conta perché c'è il segno più, quindi complessivamente c'è il segno meno, quindi significa che uno è crescente e l'altro è decrescente. Quindi dove nella disequazione c'è il maggiore bisogna mettere il minore. E quindi I nuovi intervalli diventano: I primo minore di 9,09% si traduce in, per ogni F appartenente maggiore di 0,834%, cioè appartenente all'intervallo, se vogliamo, 0,834%. Quasi inverte l'intervallo e viene per ogni F appartenente all'intervallo, questo è il primo, quindi meno 4,84% virgola 0,834%. Quest'ultimo intervallo diventa minore, quindi per ogni F appartenente al campo di esistenza è meno il 100%, virgola meno 4,84%. Abbiamo terminato. Domande? Fermiamoci per un quarto d'ora.